Dum 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 dum. Cari amici di Fano TV, ci troviamo a Ponte Rio di Tre Castelli perché è iniziata la 18ª edizione della Sagra della Goletta. Oltre ai vari stand gastronomici, intrattenimento e musica, questa mattina sono state svolte alcune attività all'interno del programma. Andiamole a vedere insieme a voi. Tutto pronto, fra qualche istante il raduno del Vespa Club di Fano con quello di Marzocca partiranno per lungo le colline di Tre Castelli attraverso un raduno di moto, vespe e macchine d'epoca. Allora, Presidente, tutto pronto, tra pochissimo partirà il raduno, quali saranno le tappe che farete? Le tappe, di solito si parte da qui, si fa un giro a Mondolfo per andare ai Tre Castelli, al comune di Tre Castelli, che sarà un aperitivo e da lì dopo ripartiamo per venire alla festa della Goletta e così via. Tutto, ovviamente voi siete con le vostre vespe direttamente da Fano. Sì, certo. Siamo venuti su con la vespa, è un po' freschino stamattina, però con un bel giubbotto, dai, va molto bene. La vespa, anche quando è fresca, va anche meglio perché se no si surriscalda. Sai, ci sono delle salite per venire su, comunque va molto bene, insomma. Le vespe nostre sono tutte perfette. In quanti siete come club? Come club e come tesserati siamo sui 140 iscritti, però oggi saremo una quindicina, diciamo, ecco, dopo c'è chi c'ha anche le macchine così, però come noi, come vespisti, siamo una quindicina oggi. Va bene, grazie e buon raduno. Prego, grazie a voi. E abbiamo lasciato appena il motoraduno che è partito per le colline appunto di Tre Castelli. Come vedete adesso ci troviamo presso la strada provinciale Bruciata, sempre qui a Ponte Rio, dove si sta svolgendo il primo memorial Nazareno Angeloni con la gara delle ruzzole. Allora, Presidente, è appena iniziata la gara della ruzzola, ovviamente quanti sono i partecipanti? Siamo in 21 squadre di A e 16 di B, categoria B. Ok, è un memorial che anche vuole ricordare? È un memorial che ricordiamo le persone che sono lì nel cartellone di Angeloni Nazareno, detto Neno, e Donati Erso. È un percorso di gara che si articolerà anche in due squadre? Sono le squadre che sono di categoria A e di categoria B. Time that I heard that pretty mouth say that dirty word. And I can't even
E continuiamo ancora con la gara di Ruzzola, qui sempre a Ponte Rio, e sono in compagnia di un signore che è uno storico amico appunto di Donati, che appunto è stato dedicato un memorial. Donati Angeluni, eravamo due amici tutti e tre. Che cosa si ricorda di lui? Qual è il momento più epico? Era sempre bello, era. Avete iniziato già da giovani, insomma, a giocare? Sì, eravamo ragazzi, insomma, con Formaggio, Ruzzola, tutto. Da quanti anni avete? 50 anni. Ho giocato sempre Formaggio, Ruzzola. Quante vittorie ha fatto? Quante coppe ha vinto? Le coppe ce n'ho un sacco, cara. Un sacco di coppe, ho 20 medaglie d'oro. Smoke detector, and the house was going off. She was just about to cry. Abbiamo lasciato la gara delle Ruzzole e ci siamo spostati all'interno del centro sportivo di Ponte Rio, perché tra pochissimi istanti si svolgerà la prima esposizione canina nazionale della città di Trecastelli. Allora, si è appena concluso la prima esposizione canina nazionale della città di Trecastelli. Ovviamente quante razze hanno partecipato? All'incirca, come razze, il numero ancora ben definito non abbiamo potuto constatare, ma all'incirca 30 razze sono tutte quante partecipi, tra le razze da seguito, le razze da fermo, le razze da utilità e utilità e difesa. I derrier, tutte le razze da compagnia, quindi almeno 30 razze. Ok, è un concorso che prevede, diciamo, varie tappe. Come si svolgerà? Come si svolge? Allora, questa è l'ultima delle tappe che si è svolta della nostra associazione nelle Marche. Abbiamo iniziato a febbraio e siamo all'ultima conclusione. Dopodiché ci sarà la conclusione nel mese di ottobre, la finale del campionato italiano, di cui questa è una delle tappe che abbiamo fatto in Toscana, praticamente a Calcinaia, in provincia di Pisa. Vari classificati, il primo classificato che cosa vincerà? Oggi c'è un cesto alimentare per il Betty Show finale, e quindi comprende delle specialità abruzzesi e quant'altro. Oltre a questo, il mangime per i cani, il guinzaglio, le coccarde e via dicendo. È una ricca premiazione. E dopo i diversi programmi messi in atto questa mattina della 18ª edizione della Sagra della Goletta, siamo venuti proprio all'interno della festa, perché la festa appunto continua con intrattenimento, musica e soprattutto il principale protagonista di questa sagra è la Goletta, che andremo a scoprire insieme a voi di che cosa si tratta. Allora, come vedete, sono in compagnia della squadra vincitore di questa mattina della gara della Ruzzola, che si è tenuta qui a Ponte Rio. Com'è andata la gara? È andata bene la gara, ci ha assistito un bel tempo, si è svolta da stamattina lungo la strada alla Bruciata. È andato tutto benissimo, grazie al gruppo sportivo di Mondolfo, è andato tutto bene. È la prima edizione che siete sì, protagonisti della gara? Questa è la prima edizione del trofeo Elso e Neno, via. È la prima edizione comunque che partecipate? Sì, è la prima edizione. Okay. Bene, grazie mille, e noi continuiamo questo speciale qui a Ponte Rio alla Sagra della Goletta.
Allora, come ho anticipato in apertura di questo speciale, adesso andiamo a conoscere qual è appunto la tradizione di questa goletta che è la protagonista di questa sagra. Allora, Tazio, una sagra che ormai è arrivata alla 18ª edizione, quindi è tramandata nel tempo, una tradizione che si è sempre più consolidata all'interno, diciamo, di Ponte Rio. I nostri telespettatori di Fano TV ovviamente vogliono appunto anche conoscere un po' di che cosa si tratta, che cos'è appunto la goletta, che tradizione ha. Dunque, la goletta è un prodotto, il prodotto povero del maiale. Quando negli anni, diciamo, della guerra, subito dopo la guerra, il contadino che faceva il maiale poi lo ammazzava, arrivava il padrone e si portava via il prosciutto, la salsiccia, le lonze, il magro, tutte le robe. Al contadino cosa rimaneva? Rimaneva la goletta, che poi ci faceva un salume, lo metteva a maturare con sale, pepe e così via, e la goletta, quindi questo salume che poi con questa goletta ci si fa tante cose, si mangia cruda, ci si fa la frittata, ci si fa un sugo con la goletta, ci si fanno gli spaghetti alla carbonara con la goletta. Noi abbiamo un'azienda qui, la GR, che per noi fa all'inizio dell'anno, mette da parte ogni volta che massa i maiali per la sua attività di macelleria, massa i maiali, la goletta la toglie e la mette a maturare, e quindi arriviamo a settembre che noi abbiamo 2, 3, 4 quintali di golette per la festa a disposizione. E giustamente questa sera tutti i presenti possono degustare ovviamente con dei piatti. Sì, dei piatti, ci si fanno i fagioli, ci fa la frittata, come ho detto, ci fa la trippa, ci mette il sapore della goletta. Quindi varie varianti. Si cuoce alla griglia, che è buonissima, cruda, come un salume, come uno taglia una fetta di prosciutto, taglia una fetta di goletta col pane fresco, è uno spettacolo. Dunque, una edizione che abbiamo seguito anche con le nostre telecamere in mattinata, ha avuto anche degli eventi collaterali. Come sono andati? Un bilancio di questa edizione? Beh, stamattina abbiamo iniziato con questo memorial a Elso Donati e Nazareno Angeloni, che è andato molto bene. Io devo ringraziare l'azienda Valizaban che ha sponsorizzato questa iniziativa. 25 squadre venute da tutto il centro Italia si sono incontrate e hanno gareggiato, e poi ci sono stati due vincitori. La squadra di A, che è rimasto il trofeo è rimasto qui a Ponte Rio perché ha vinto una squadra di Ponte Rio, la squadra di B che ha vinto una squadra di Ostra, mi pare, adesso non vorrei sbagliarmi. Quindi poi c'è stato questo bel tour di Tre Castelli, siamo partiti a Ponte Rio, oltre 102 tra macchine, vespe e moto d'epoca. Hanno fatto una sfilata con i vigili, con l'organizzazione, una sfilata fino alla piazza di Mondolfo, poi rientrando siamo andati a Monterado, Castelcolonna, a Ripe ci ha aspettato il sindaco che ha portato il saluto, poi siamo rientrati e poi hanno degustato per oltre un'ora tanti chili di goletta fresca, cruda, cotta, con il verdicchio, con la lacrima di Moro d'Alba, lo spettacolo. E poi il gran finale poi con la mostra canina. Abbiamo fatto il finale veramente al campo sportivo. Io voglio ringraziare sia Andrea che Ambra, gli organizzatori che hanno organizzato questa bellissima manifestazione. Voglio ringraziare l'Arci regionale, il presidente Verdacchia, che oggi veramente è stata un'iniziativa eccezionale. Sono arrivati dal centro Italia famiglie con i cani di tutte le razze e c'è stata un'esposizione iniziata stamattina alle 10 fino a questa sera alle ore 17. Dunque una festa che continua, anche intrattenimento, musica, diciamo che un connubio, diciamo, di tante tante appunto iniziative, come abbiamo detto, e noi con le nostre telecamere andiamo proprio a conoscere i protagonisti di questa festa.
Allora, ci siamo spostati in un altro angolo qui all'interno della festa della Goletta perché appunto ci sono delle diverse iniziative oltre agli stand enogastronomici dove si può degustare una buonissima appunto goletta oltre alle altre pietanze che vengono messe a disposizione per tutti i presenti. Ma ci siamo soffermati in questo angolo, come dicevo prima, perché è partita appunto un'iniziativa che è stata promossa dall'organizzazione su un indovinello. Di che cosa si tratta di preciso? Questo indovinello si tratta di indovinare il peso di un salame che è a vista delle persone che passano e praticamente devono indovinare il peso pagando solo esclusivamente 2 euro e praticamente chi si avvicina di più al peso quando è arrivato a un certo numero di persone che hanno giocato praticamente lo portano a casa, mettono una bilancia di fuori di fronte al pubblico che ha giocato, pesano questo salame e praticamente chi ha veramente indovinato o è andato più vicino al peso del salame se lo porta a casa. Un giusto riconoscimento di buon gusto, ovviamente poi promosso anche da una famosa azienda. Esatto, esatto. L'azienda è la Roberti di Montecucco che praticamente mette... tutte le carni che lavora sono di sua proprietà. Invece per l'altro, per il gioco delle bocce, appena finito la tombola dell'indovinello del gioco del salame, si comincia a giocare a 48. Il 48 è... Penso che lo sappiano tutti come si gioca, certo. È inutile spiegarlo. Bene, la ringraziamo, quindi molte iniziative qui alla Sagra della Goletta e noi continuiamo questo tour. Yo te miro se me corta la respirazione. Quando tu me miras se me sube el corazón. Allora, sindaco, una festa che ormai viene tramandata da tradizione qui nella città di Trecastelli, siamo a Ponte Rio, 18ª edizione, un grande successo. Sì, ormai come tutti gli anni dicevi bene, questo ormai è una tradizione consolidata ed è bello perché queste feste hanno molti obiettivi, no? Quelli intanto di valorizzare una comunità, di valorizzare le nostre tipicità, i nostri prodotti enogastronomici e valorizzare anche le nostre produzioni, no? Quindi, e soprattutto fare aggregazione. Questa è una cosa forse più importante, soprattutto in uno come il nostro, no? Che viene da un percorso di fusione, questi momenti di aggregazione che mette insieme i cittadini delle tre municipalità è una cosa veramente molto importante, quindi va ringraziato chi organizza questa manifestazione, chi ci dedica tanta passione, tanto lavoro e anche le persone che qui ormai sono da giorni, che sono qua che lavorano, veramente è una cosa encomiabile, vanno veramente ringraziati. Allora dunque, com'è, che cosa avete ordinato? Noi abbiamo ordinato... Cos'era? Grigliata e penne alla goletta. È la prima volta che venite qui? Ma 2 o 3 volte ormai. Ormai è la tradizione? Sì, veniamo, diciamo, quando c'è la festa veniamo sempre. Perfetto. Bene, buona cena e buon proseguimento. Grazie. È la prima volta che viene qui? No, noi abitiamo qua vicino, ormai sono anni. Tu mi mira si me lleva a otra dimensione. Tus latidos aceleran a mi corazón. Tus latidos aceleran a mi corazón. Qué ironía del destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor. Siamo giunti alla fine della 18ª Sagra della Goletta e vi abbiamo un po' illustrato, diciamo, tutte le varie iniziative all'interno di questa festa. Sono di nuovo in compagnia del presidente Gregorini che appunto vuole ringraziare praticamente tutti, diciamo, i protagonisti e non soltanto di questa iniziativa, giusto Tazio? Sì, io innanzitutto do l'appuntamento al prossimo anno, al 2019, a settembre, ci sarà la 19ª edizione. Voglio ringraziare prima di tutto
tutto il personale, i ragazzi, i volontari che da 10 giorni lavorano in cucina, nel montaggio, nei giochi, al centro sociale, tutto il personale. Io lo voglio ringraziare in modo particolare, perché veramente se non ci fossero loro la festa non si farebbe. Poi voglio ringraziare tutti quegli sponsor che hanno dato anche un piccolo contributo, che credono in questa manifestazione. E in modo particolare voglio ringraziare la Pneus Autorio, che è lo sponsor principale di questa manifestazione e che da anni collabora e investe in questa manifestazione, perché ci crede, perché la Pneus Autorio è qui di Ponterio, è un'azienda che fa pneumatici, lavora, c'è un centro revisione di macchine, moto e così via, e crede in questa manifestazione. E quindi io li voglio ringraziare loro, come tutti gli altri ditte, aziende che hanno dato e che hanno collaborato, perché anche chi ci dà il camion per andare a prendere la roba a Pesaro, chi dà una mano anche per un'ora. Una festa, io ho un'esperienza, è 42 anni che organizzo feste, e la festa si riesce se riesce a prendere anche un'ora dal piccolo. Vedi questo ragazzo? Anche lui lavora 2 ore e dà un contributo. Voglio ringraziare quindi di nuovo tutti e grazie a Fano TV. Arrivederci al prossimo anno. Noi ti ringraziamo, e allora non resta altro che dire buona festa della Goletta a tutti.